Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Finalmente è arrivato un pacco di AliExpress e vediamo insieme quello che c'è dentro. Qua sono il gel polish, poi anche questo con shimmer e i brillantini. I colori per la pittura bianco e nero. Questo è gel Seychelles per fare i design voluminosi che poi vediamo insieme. Poi acrigel trasparente. E questa è la penna con polvere di effetto specchio. E alla fine di questo video vi faccio vedere un'app per controllare i prezzi su AliExpress. Allora, cominciamo con il gel polish. Questo colore è bellissimo, mi è piaciuto subito. Vedete che è molto coprente e non colla. Forse anche in un strato si può stare. Vi faccio vedere su AliExpress quanti colori sono, poi vi lascio anche un link su tutto su info box. Vediamo insieme i colori che ho acquistato. Questo è Tiffany con glitter, è molto bello. Guardate quanto bello il colore che ho steso in uno strato. Allora, questo è arancione che metto adesso. E questo è azzurro che ho messo prima. E questo è un altro che vediamo subito dopo. I prezzi devo dire che sono un po' più bassi rispetto all'ordine che ho fatto. Poi vediamo insieme l'app che aiuta a controllarli. Questo devo dire che non mi piace più di tanto, che ha un sottotono blu. Devo dire che tutti i colori che ho stesi non sono andati in lampada, sono freschi, senza polimerizzazione. Vediamo questo, che il prezzo era un po' più alto rispetto ad altri. Io la vedo più liquido e non tanto coprente, sicuramente ci vogliono due o tre strati, però è bellissimo, ha una leggera brillantezza, nel video forse non si vede bene. Passato un po' di tempo e come vedete si cola, tutto sulla cuticola. Invece questi come li ho stesi sono rimasti, è fantastico ragazze, sono proprio contenta e vi consiglio vivamente. Però quello è molto bello che ho detto già prima. Vi faccio vedere la bottiglietta come si brilla e del gel la stessa cosa. Allora, questi sono i gel per la pittura. Ecco quanti colori ci sono e il prezzo è 80 centesimi per uno di 5 ml. Devo dire che anche di queste sono soddisfatta perché non colano. Per questo prezzo sono proprio meravigliosi.
Vedete che sto passando il nero sul bianco ed non era polimerizzato, e non si mischiano. Questo è Seychelles Gel per fare quelli design voluminosi. Guardate che bello questo colore. Sta fermo, si tiene la forma e non scappa. Ha effetto con polvere di perla. Vedete i design che si può realizzare con questo? A me piace tantissimo, ditemi voi se vi piace, così forse in prossimo video lo realizziamo insieme. Questa è la penna con polvere effetto specchio di colore rosa. Mi è piaciuta tanto l'idea che è stato fatto in questo modo, perché apri, lo metti e chiudi senza sporcare, senza usare l'applicatore. Non so quanto però polvere c'è dentro perché non lo possiamo vedere se è pieno. Devo dire che copre bene, come era descritto. Loro dichiarano che penna 7,5 grammi. Io ragazzi è andato a pesare. Contenitore dove c'è polvere 4 grammi. Tappo con applicatore anche 4 grammi. Quindi penso che la polvere, se sarà 2 grammi, è già bene. Allora, per me la cosa più interessante è l'acrygel. Ho preso il colore trasparente perché sinceramente penso che altri colori non saranno ben coprenti. Allora, è scritto che 45 grammi proprio di prodotto di acrygel nel tubo. Vabbè, io ho andato pure a pesare, forse sono un po' pazza di queste cose, però volevo sapere che se dicono la verità o se fanno un po' furbi. Allora, loro dichiarano che 45 più tubo 8 grammi, dovrebbe essere 53 grammi totali. Io l'ho pesata e sono 54 grammi, quindi penso che dicono la verità. La consistenza è media, avevo paura che sarà più come gel, ma no, la consistenza già mi soddisfa. Vedete che si tiene bene la forma. Però occhio che là ci sono sia questo acrygel che è abbastanza sodo e poi c'è un altro che costa di meno ma è più morbido, si avvicina più al gel, qualcosa via di mezzo tra gel e acrygel. E ci sono anche i kit sia con uno che con altro. Là vi fanno vedere che c'è pure la differenza, vi fanno descrivere la differenza tra uno e l'altro. Il prezzo è 9-10 euro di quello che ho preso io e intorno a 7 euro di quello più morbido.
Allora, vediamo insieme se riesco ad effettuare l'allungamento nell'aria, perché un acrogel buono, secondo me, dovrebbe farcela. Ho anche un video nel mio canale che faccio questo tipo di allungamento senza catene e senza dual form. Vedete che si può fare tranquillamente, non scende giù, sta proprio dritto, anche nella zona cuticola sta fermo. L'ho steso sul tip trasparente e devo dire che non vedo le tracce di acrilico e la struttura è omogenea. Adesso vi faccio vedere come installare l'app sul cellulare per controllare i prezzi su AliExpress. Andiamo sull'App Store, si chiama AliRadar, clicchiamo Installa. Si è installato, apro, clicchiamo OK, poi subito vi dico un'istruzione come si usa. Adesso vi faccio vedere un esempio sui prodotti di quest'ordine. Apro l'acrigel su applicazione di AliExpress. Clicchiamo condividi sopra a destra e poi tre puntini e poi scegliamo AliRadar. E qua vediamo tutta l'informazione sul venditore. Poi andiamo ai prezzi e si vede che è sceso. Si vede che il prodotto non è da tanto tempo in vendita, perché non c'è il periodo lungo di prezzi. Vediamo per esempio gel polish. Qua già vediamo il periodo più lungo. Il prezzo adesso è più o meno giusto, però era periodo che invece di 1,80 euro costava 1,20 euro. Però può essere che se il prodotto è nuovo e appena lo mettono in vendita possono abbassare i prezzi. Allora, in conclusione posso dire che mi sono piaciuti tanto questi colori di semipermanente. Questo è un po' di meno, però voglio vederlo in lavoro come si polimerizza. Questi sono buoni, li uso sicuramente. Questo gel mi è piaciuto, sono curiosa di realizzare qualche design estivo. Anche la penna è buona, però penso che la polvere è poca, ma mi piace tanto come è fatta. Anche Acrygel mi è piaciuto. Però per dire che sono davvero buoni devo usarli, vedere come si polimerizzano e si portano. E poi un'altra cosa è che sono sempre prodotti cinesi, quindi un po' di dubbi ce l'ho. Per questo io sempre uso la base e altri preparatori, quelli che uso sempre, perché vanno in contatto con le unghie direttamente e penso che poi si può mettere anche i prodotti cinesi sopra. Scrivetemi voi in commenti come pensate sui prodotti cinesi, se li usate o se pensate come me. Forse sono io troppo ansiosa, ho questi dubbi, però finora ancora non ho provati, quindi vediamo come vanno. E noi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti. Ciao ciao!